Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. La diretta mette spesso a rischio i concorrenti dello spiato appartamento del GF 2023, evidenziandone non solamente i lati positivi, anche gli scivoloni e i difetti più reconditi. Questo proprio perché loro sono sempre ripresi. La protagonista, Beatrice Luzzi, ha chiesto a due Giffini se fossero gay. I fan infastiditi. Sembrava infallibile, ma chi lo è in questo mondo, è impossibile. Infatti nelle ultime ore, naturalmente non con cattive intenzioni, ma un'uscita di Beatrice Luzzi, al GF 2023, non è piaciuta a una parte di pubblico, che, oggi, la sta criticando su Twitter. Le insinuazioni sull'orientamento dei coinquilini non sono piaciute. GF 2023, Beatrice Luzzi, loro due sono gay. Non pensava di dire qualcosa di male ed invece ha urtato la sensibilità di non pochi telespettatori del GF 2023, molti hanno trovato stereotipato ed obsoleto il modo di parlare dell'omosessualità. Onestamente appena Arnold è entrato io credevo fosse gay. Ho proprio pensato ok, questo bel ragazzo è gay. E gli ho chiesto se lo fosse, avevo il dubbio, però mi ha detto che non lo è, ha spiegato ad alcuni suoi coinquilini. Quando tu sei entrato in casa. La prima volta che sei entrato, sì. Ti ho visto in quel modo, molto aperto, pensato fossi, hai presente quei gay molto estroversi un po' pazzi? Ecco io ti ho visto così e pensavo tu lo fossi, ha aggiunto rivolgendosi all'interessato. Proprio questa considerazione è stata trovata del tutto fuori luogo? Non lo solo, ha detto di aver pensato lo stesso di Vittorio Menozzi e le sue fan sono esplose. Secondo i seguaci dell'ingegnere modello al GF 2023 non sarebbero in generale in grado di apprezzarlo. Beatrice Luzzi ha un'ossessione. Ora ha chiesto a Vittorio se lo fosse dicendo che le mancava un gay in casa ed ora con Arnold, dite a Bea che i gay non sono un fenomeno da baraccone, non lo capiscono e prima Bea gli ha chiesto se fosse gay, poi le altre dicendo che è noioso. Ad averne come lui, bello fuori e dentro, ma perché l'attrice deve pensare loro se hanno gay? Solo alcuni dei tanti tweet che si scorgono. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.